Cars and races, my baby don't care for. Cari amici di Galapagos, benvenuti. Avevo 15 anni e con un amico di nome Fernando, a circa 2500 metri dell'alta Val Bognanco, stavo arrampicandomi, attaccandomi a sassi e ciuffi d'erba ruvida e tagliente per raggiungere i posti più impervi e pericolosi dove sbocciano le stelle alpine. Questi fiori di velluto grigio sono la testimonianza della bellezza dell'alta montagna. Sono gli ultimi fiori che nascono prima delle nevi perenni. Avevo visto un ciuffo di questi fiori in un posto abbastanza rischioso. Mi sono sporto della vita in giù nel vuoto mentre Fernando mi teneva le gambe. Ero riuscito a prendere le stelle alpine quando la zolla che mi sosteneva il petto si staccò all'improvviso. E di solo un attimo per vedere precipitare nel vuoto, vedendola sempre più piccola, questa zolla, mentre io con un balzo distinto, quasi felino, irrigidendo i muscoli della schiena, e con Fernando che mi aiutava a salvarmi, riuscivo a non cadere nel vuoto. Ecco, da questa esperienza ho imparato cos'è l'imprevisto. Una lezione che non mi abbandonerà mai per tutta la vita. Nella nostra società l'imprevisto è ridotto al minimo, è tutto organizzato, è tutto reso più sicuro, ma rimangono gli imprevisti dell'anima, quelli più subdoli, quelli più personali, quelli ai quali spesso non siamo pronti. Ecco, io vi invito a non lasciarvi spaventare da questi momenti di melanconia, nostalgia, depressione. L'imprevisto è imbrigliabile dai propri valori, dai propri principi, e può servire, una volta superato, a renderci più forti, pronti alle eventualità negative della vita e guardare avanti il futuro con gli occhi aperti.